quindi perché non mi interessa. Okay. No? Buongiorno a tutti, sono Paolo Lettieri, sono un architetto attivo e mi occupo anche di blockchain da qualche tempo. Come architetto sono sempre stato interessato all'aspetto tecnologico e digitale. Progetto edifici complessi come ospedali, soprattutto all'estero, e conosco il mondo blockchain da qualche anno, ma l'avevo sempre visto guardato un pochettino all'inizio con diffidenza. Oggi vi racconto un attimo qualcosa di un pochettino più pratico rispetto ai miei illustri colleghi che mi hanno preceduto, e vi racconto che cosa è avvenuto, che cosa sta avvenendo nel mondo sulla blockchain applicata al real estate. I primi progetti sono del 2014 e quindi erano basati su blockchain Bitcoin, semplicemente perché nel 2014 era praticamente solo quella che funzionava, nasceva Ethereum, ma di fatto non era ancora utilizzata. I primi progetti sono stati fatti in paesi come l'Honduras e la Georgia, Georgia è Europa-Asia, non Georgia in America, la Svezia, è leggermente successivo e sta dando i frutti proprio in questi giorni, e ovviamente l'Estonia. Tra questi progetti, i precursori sono stati quelli dell'Honduras e della Georgia. Il primo progetto in Honduras era stato fatto da una società statunitense, californiana, che si chiama Bitfury, che ad oggi è diventato un colosso di gestione software a livello mondiale. Proprio ieri mattina ho visto una notizia che Bitfury sta ha inaugurato in Norvegia un nuovo data center con 35 milioni di dollari di investimento, quindi una cosa abbastanza interessante. Sostanzialmente la blockchain su cui far girare il registro immobiliare in Honduras il progetto si è fermato, o meglio sta andando avanti molto lentamente, mentre il progetto in Georgia, sempre fatto da Bitfury, ha recentemente iniziato ad essere utilizzato in versione beta. Stessa cosa in Svezia, e poi ovviamente c'è l'Estonia. Qualcuno saprà che l'Estonia ha introdotto il registro digitale, ma soprattutto ha introdotto una cosa importante che è l'identità digitale. Anche lì in questo momento non è ancora usata, è usata per determinati scopi, ma in questo momento non ci interessa. Il registro delle transazioni su blockchain si può fare, all'inizio si poteva fare, con una tecnologia colored coin. Adesso vi spiego come si può inserire su una blockchain alcuni dati pochi, non un PDF, scordatevi di darli allegati e cose del genere. Perché si può usare blockchain e perché potrebbe convenire? Per evitare le frodi, sicuramente, per avere delle registrazioni univoche, veloci e irreversibili, per avere un registro pubblico consultabile e immutabile, per ridurre i costi di transazioni, e io direi anche per ridurre i costi di implementazione per un nuovo registro immobiliare in paesi in cui ancora non è presente. Ci sono paesi tipo Africa, il resto del mondo, dove di fatto non c'è ancora un registro immobiliare come lo intendiamo noi. Ovviamente l'Italia in questo momento non ha bisogno. Velocemente, come funziona la tecnologia Colored Coin? C'è la possibilità di inserire dei metadati all'interno di una transazione in Bitcoin. Questo di fatto rimane all'interno del blocco e di fatto colora quella transazione e colora quel Bitcoin. Quindi
quel bitcoin, lo chiamano colored coin per distinguerlo, con appositi strumenti, che sono degli explorer apposta, viene riconosciuto in tutta la catena blocchi di Bitcoin e lo si può facilmente andare a interrogare, o meglio, si può fare una query andando a vedere che cosa c'è all'interno di quel colored coin. Sostanzialmente, signori, non ci mettiamo un atto notarile perché sono poche righe di testo in questo momento. Si può mettere l'impronta. La cosa più interessante è mettere un'impronta, ovvero quello che descrive quell'oggetto digitale o quel file digitale creato in quel momento da una determinata macchina. Quindi io, avendo l'impronta digitale di quel file, posso vedere se il file in un determinato database è lo stesso, che poi è la stessa cosa che ha appena detto il collega di Deloitte per la certificazione per le banche. Quindi io riesco ad avere la certificazione se quel file è stato copiato, modificato o se ha i contenuti originali. E adesso passiamo alla parte un attimino più pratica della cosa. Parliamo degli Stati Uniti d'America, dove c'è un diritto common law che è sostanzialmente differente dal nostro diritto civil law in America e in Italia e in Europa. Il diritto common law si basa sui contratti di proprietà e non sui titoli, sui registri immobiliari pubblici ma non probatori, cioè in America sappiamo tutti che non c'è il catasto, i registri immobiliari sono, quando sono presenti, non sono probatori, e si basa sulle transazioni dirette venditore-compratore, e ovviamente sappiamo che non c'è il notaio. Ci sono delle frodi immobiliari ricorrenti e sono venuto a sapere di una abbastanza simpatica, ovvero se voi volete potete andare tranquillamente a controllare su internet. Nel 2008 la Repubblica riportava la notizia di un giornale newyorkese, il Daily News, che aveva organizzato una truffa fantastica. Praticamente avevano modificato, falsificato alcuni documenti e l'Empire State Building era passato di fatto di proprietà, un'icona del mondo americano, era passato di proprietà per un giorno ad una fantomatica società i cui proprietari, amministratori, erano gli attori del famoso film di King Kong degli anni 30, Jessica Lane, se non sbaglio. E quindi questo era giusto per far capire che in America si sente la necessità di implementare un registro immobiliare univoco. Ovviamente l'esempio italiano conosciamo benissimo come funziona, il notaio come pubblico ufficiale, i titoli di proprietà, i registri immobiliari pubblici. Le frodi immobiliari sono veramente molto rare, però ci tenevo a inserire un'altra cosa, un'altra chicca. Anche da noi potrebbe servire nel mondo real estate la blockchain, non per sostituire la figura del notaio in questo momento, ma semplicemente potrebbe essere utile per le certificazioni a latere. Quando noi compriamo banalmente una casa, facciamo, prima di andare dal notaio, di solito facciamo banalmente un'offerta per la proposta d'acquisto. Ecco, proprio in questo frangente, voi forse saprete che nel 2016, proprio qua a Milano, c'è stata un'operazione chiamata Operazione Redmida, dove finti agenti immobiliari avevano creato delle identità fantastiche con conti correnti in Svizzera veri, in cui avevano intascato circa un 2 milioni di euro come truffa. Erano proprio delle case, appartamenti in questa zona. Il
Quindi, a seguito dei primi esperimenti, come avevo detto prima, della Svezia, della Georgia soprattutto, l'orizzonte blockchain si è iniziato a evolvere e ci sono iniziate a essere dei servizi proposti più complessi. In questo momento, da un annetto, ci sono delle situazioni, ne ho prese alcune che sono le più conosciute, le più eclatanti, oltre ovviamente all'ultima che mi riguarda personalmente, ma vi spiegherò semplicemente che cosa stiamo facendo. E ci sono alcune società private che hanno emesso hanno fatto delle blockchain, hanno messo delle criptovalute o dei token a seconda, per servire il mondo real estate. Sono Propi, californiana, Los Angeles, Etherd la stanno facendo in questo momento a Dubai, Emirati Arabi, Squarex, sempre californiana, è forse l'ultima, e BrickBit Digital Shares nella Svizzera italiana. Vi parlo velocemente di queste, dello scenario di queste società. Propi, in realtà, ha l'aim finale di creare lei un registro immobiliare, cioè proprio dice, come molte società americane, in America non c'è un registro immobiliare unico, certificato, io nel primo momento faccio un registro parallelo di transazioni real estate su blockchain, e poi, se gli stati americani sono interessati, gli vendo il mio servizio. Una cosa del genere sta accadendo sia a Chicago con altre società, la Velox Re, e in Delaware, dove società private stanno collaborando con gli stati americani per creare il loro registro immobiliare basato su blockchain. Stessa cosa, ovviamente, sta avvenendo in Svezia con Cromaway è un'altra società americana privata, Bitfury, come ho già detto prima, è un'altra società americana privata. Propi, vuole fare di più, oltre che creare la blockchain su cui basare il registro immobiliare, vuole fare anche servizio di intermediazione. Sostanzialmente Propi dice, io vi faccio la blockchain e poi vi faccio l'agente immobiliare sul mio portale. Vuole registrare i contatti di proprietà e poi vuole fare una cosa che vogliono fare in molti, sostanzialmente poter parcellizzare i diritti del bene immobiliare, e questa parcellizzazione di fatto si chiama tokenizzazione, ovvero proprio dice, io ho un bene reale, lo registro, un bene reale, un edificio, tanto per fare un esempio, e poi il bene dell'edificio lo divido come se fosse una società per azioni, né più né meno. Emetto tot azioni, non so, 1 milione di azioni su quel bene che vale $1 milione, ogni azione, quindi ogni token, vale $1, ovviamente si possono frazionare, e poi vendo il servizio per fare questa cosa, e quindi poi chi collega il valore immobiliare al token può di fatto vendere parte del valore. Non sto, ovviamente voi capite che non è così semplice come si dice, come vogliono fare in America, perché ovviamente i diritti di proprietà non sono una cosa così semplice, non è così facile legare un diritto blockchain, un codice scritto sulla blockchain, a un reale diritto di un edificio. L'obiettivo è scambiare anche solo parte del valore frazionandolo in token e quindi rendendo di fatto più liquido il bene immobiliare, che per sua definizione è immobile, quindi non si può spostare, si può spostare semplicemente la proprietà.
propri ovviamente gira sulla blockchain Ethereum e in questo momento c'è, probabilmente ci sarà un problema di scalabilità e ci sarà un problema del numero di transazioni e sicuramente c'è un problema di passaggio, la congiunzione tra reale e digitale. Ovviamente nel momento in cui ci dovesse essere una legge di uno Stato che certifica, che legifera su questo, questa cosa potrebbe non essere più un problema. Dubai, scenario differente, a me abbastanza familiare. Etherty, cosa sta succedendo? Lo Sheikh Al Maktoum, giusto qualche mese fa, ha detto: voglio una nuova blockchain per il mio registro immobiliare. Voglio fare una blockchain a servizio per un registro immobiliare. Quindi Etherty si inserisce prontamente su questo mercato e dice: va bene, io non voglio fare come propri, non voglio fare il registro immobiliare perché ci pensa già lo Stato. Io voglio fare una piazza di scambio digitale, ovvero un exchange, quello che praticamente è simile a quello raccontato prima, dove si scambiano criptovalute. Quindi Etherty dice: secondo me potremmo fare una piazza immobiliare. Etherty dà anche un servizio di intermediazione immobiliare con anche servizi classici. Ovviamente Etherty dice: io faccio l'exchange e poi vi do anche il servizio come andare su exchange. E poi a questo punto dice: faccio anche portafogli immobiliari digitali, quindi avete già capito qual è l'obiettivo di Etherty. Stessa cosa, il numero di transazioni su Ethereum, il problema della scalabilità, c'è sempre il problema del passaggio reale digitale. In questo caso, probabilmente avendo un registro immobiliare pubblico, probabilmente questo sarà risolto velocemente. E c'è il problema dell'utilizzo delle criptovalute assieme alla moneta. Loro dicono: io per comprare e vendere edifici va bene criptovalute, faccio tutto su blockchain, però se uno arriva con dirham, moneta locale, o con dollari, accetto anche dollari. E a quel punto ritorna necessaria la figura, una terza parte, quindi di fatto inizia a essere anche in questo caso una sorta di ibrido. Io le vedo abbastanza come la macchina da scrivere digitale che alla fine degli anni 80, probabilmente molti di noi hanno usato, che aveva una tecnologia meccanica, scrivevi un tot e poi dopo riscriveva. A questo punto uno dice: aspettiamo un attimino, ci compriamo un 486 del 92, fa tutto lui, c'è un sistema Worldstar ed è totalmente digitale. Squarex, sempre californiano, in questo momento lo sta portando avanti, vuol fare anche loro, di fatto vogliono fare un exchange. Ovviamente Squarex non vuole fare come proprio perché già ha capito che proprio non sta facendo molto bene, allora dice: facciamo anche noi una piazza di scambio digitale, diamo sempre un servizio di intermediazione immobiliare con servizi classici, dice due diligence eccetera, perché sappiamo tutti che la consistenza dell'edificio, del bene reale, non è sempre quello riportato sulle carte, quindi ci vuole sempre una due diligence. E poi Squarex introduce una cosa interessante che anche noi stiamo sviluppando, cioè un sistema per scambiare valore durante il progetto e la costruzione dell'immobile. Squarex dice: potremmo fare una cosa simile all'ICO che vi hanno spiegato prima, però collegata all'edificio, quindi potremmo fare una cosa che si chiama Initial Square Offer. Di nuovo si basa sulla tecnologia Ethereum e sempre l'utilizzo della fiat money, però questo ovviamente è sempre un ibrido che questo. Volevo integrare quello che diceva Paolo, nel senso, allora, questo progetto qua, ad esempio Squarex, è molto complesso, in quanto sono russi,
cioè la società in California, però c'è un sacco di emigrazione o immigrazione dalla Russia o degli sviluppatori russi in California, perché lo ritengono lo stato più IT praticamente del mondo blockchain, del mondo internazionale. Vanno lì e loro inizialmente, perché li conosco bene questi qua, non sono amici ma comunque ci conosciamo, loro sviluppavano intelligenza artificiale, hanno deviato verso questo tipo di servizi all'interno, quindi vedi, altre branche di tecnologia che si muovono perché dicono l'immobiliare quest'anno sarà la vera... È più interessante, sembrerebbe. È sempre più interessante. Il problema sempre è chi fa swap. Ti accredito 45 secondi. Grazie. Per questo intervento. Il problema sempre è che chi fa software molto spesso non ha idea dell'obiettivo finale, ma non ha idea dello scenario, in questo caso dello scenario immobiliare, che è complessissimo, ovviamente tutti noi lo sappiamo, no? Quindi molto spesso ci sono delle prime soluzioni che possono sembrare anche un po' troppo semplicistiche, come propri sostanzialmente, ma anche Etherty, sono dei trader immobiliari che hanno semplicemente fatto l'equazione trasferimento di valore Bitcoin, trasferimento di valore edificio immobiliare, uso la stessa tecnologia simile e per me il gioco è fatto. In realtà chi lavora nel mondo dell'immobiliare sa che non si ferma tutto al trasferimento mero del valore, è una componente importantissima, per carità, però l'edificio o comunque lo sviluppo immobiliare parte appunto dalla costruzione alla gestione, al trasferimento e al rinnovamento, quindi di fatto un attimino ci sono più complicazioni. Se poi venissero in Italia con tutte le nostre normative urbanistiche eccetera, sarebbero veramente persi. Un'altra cosa che volevo appuntare è il problema della scalabilità. In realtà in questo momento Ethereum e anche blockchain e anche Bitcoin e tutte le criptovalute che girano su blockchain sono di fatto abbastanza libere, ovvero Bitcoin ha moltissime transazioni. Quello che potrebbe succedere buttando delle informazioni, una mole di informazioni come le informazioni di un registro immobiliare o delle informazioni di altro tipo su blockchain, potrebbe essere quello che è successo a Bitcoin poco prima di Natale, che di fatto le transazioni erano costosissime e lentissime. Io mediamente faccio una transazione in Bitcoin pagandola qualche euro, 4-5 euro, giusto per capire, anche meno, 3 euro, 2 euro, dipende dalla montata di cosa sposto. E mediamente mettendo un prezzo medio di transazione, perché io lo posso anche su Bitcoin, si può anche, ma come su tutte le blockchain si può variare, metto poco, ci metto di più, lo pago molto, in 3 minuti avviene la transazione. Quindi sotto Natale ho spostato un punto 2 Bitcoin, allora erano 2.000 euro, no, punto 2 Bitcoin, allora erano anche 3.500 euro, mettendo un prezzo di transazione più alto del solito, quindi era una transazione che mi costava 20 euro, signori, ci ha messo 72 ore. No. E questo è il problema di scalabilità di cui tutti parlano, ma finché non vedete, e vabbè, non erano tanti soldi per fortuna, lo controllo di 3.000 euro, però 3.000 euro e non sapevi cosa fare per 72 ore. Non sono andati, torno indietro. Che cosa è successo? Quindi in realtà nel momento in cui noi andremo o qualcun altro andrà a mettere questo su una blockchain, sicuramente c'è questo problema da tenere in considerazione. Anche Ethereum ha questo problema, in quanto a novembre sono spuntati i CryptoKitties, non so se qualcuno ha letto qualche notizia su questo tipo di oggetto digitale, hanno bloccato completamente le transazioni sulla rete Ethereum e le ICO hanno avuto
diciamo dei rallentamenti molto pesanti. Sì, anche solo l'Ethereum c'è questo tipo sì, di... Sì, sostanzialmente un CryptoKitties, vi ricordate il Tamagotchi che andava, come si chiama, nutrito, poi piangeva, eccetera? Quello di un po' di anni fa. Ecco, il CryptoKitties è un Tamagotchi virtuale su, che gira su Ethereum. Voi direte, cosa ce ne facciamo? Non lo so, però... dei CryptoKitties hanno avuto dei prezzi folli, mi ci compravo una Maserati al posto di un CryptoKitties, no? Quindi in realtà, e questi qui creavano grossi problemi perché comunque sono sempre transazioni e quindi hanno intasato di fatto la rete. Venendo all'ultimo, l'ultimo progetto è quello che sto portando avanti, scusate ma... volevo spiegarvi un attimino l'evoluzione di quello che potrebbe essere. Noi stiamo facendo qualcosa di differente, ovvero un ecosistema per gestire le transazioni di dati e di valore durante tutto l'intero ciclo di vita del bene immobiliare, dal progetto alla costruzione, alla manutenzione e al rinnovamento. Ovviamente questo viene dalla parte di uno, di un architetto, di qualcuno che sviluppa il progetto, dei progetti immobiliari. Cosa abbiamo notato? Che secondo noi manca una cosa fondamentale in tutte quelle cose che abbiamo, tutti quei progetti che abbiamo visto prima. Manca la quantificazione e il capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, finora transazioni va bene, ma che cosa transiamo? Noi pensiamo di dover capire che cosa si transa prima di doverlo transare, e secondo noi questo potrebbe essere chiamato Real Estate Digital Asset, che di fatto è un insieme di protocolli che prima di tutto definisce che cos'è quel bene immobiliare, quell'edificio. Banalmente, noi non possiamo con un colored coin su Bitcoin o su Ethereum dire che quell'edificio è composto da X metri quadri, sito in via tal dettagli, come è fatto, è a mattoncini, quando è stato rinnovato, eccetera, 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 che sono mediamente molte cose presenti in un contratto immobiliare, ma anche lì poi dopo ci sono delle problematiche. Noi sappiamo che quando poi uno acquista magari società con in pancia 20 immobili, si scopre che l'ultimo immobile è stato sanato ed è stato sanato male, quindi a me personalmente è successo di dover andare a fare due diligence su transazioni immobiliari e scoprire che di fatto, questo dopo, i miei clienti, ahimè, poco esperti per non voler spendere qualche soldo in due diligence, mi ho detto, ma fammi la due diligence, ma tu hai già fatto la transazione. Sì, va bene, e si scopriva che c'erano problemi, oppure quello che mediamente si scopre quando si fanno, quando il privato va in banca a chiedere un mutuo, che dice, sì, però i precedenti proprietari avevano chiuso questa veranda, è da sanare, e lì succedono i problemi. Quindi secondo noi bisogna innanzitutto creare un oggetto digitale per capire che cosa si va a tradare. A noi non interessa fare il catasto immobiliare, uno perché in Italia funziona benissimo, due all'estero lo stanno già facendo, perfetto. A noi non interessa fare una piazza di trade digitale, sicuramente potrebbe essere una cosa che verrà sviluppata in passato, ma altri lo stanno facendo, e mi interessa capire il Conquibus, che cos'è quell'oggetto digitale. Ovviamente stiamo implementando anche degli smart contract e dApps, che sono decentralized application dedicate. Ogni sviluppo immobiliare, secondo noi, dovrebbe avere degli smart contract e delle dApps personalizzate. Cioè, noi non possiamo pensare che un edificio a Roma di un tot metri quadri abbia lo stesso smart contract di una villetta e abbia lo stesso smart contract di un grattacielo a Dubai. Non è possibile. Eccetera. Ovviamente anche perché a Dubai c'è una legislazione, a Roma e in Italia ce n'è un'altra, ma anche
le normative urbanistiche a Roma sono differenti da quelle di Milano, quindi non possiamo usare uno smart contract tout court come stanno pensando gli altri. È rimasto un minuto. Un minuto, allora non ti intromettere. Noi stiamo pensando di fare un ecosistema dove praticamente la nostra blockchain avrà delle sidechain. Di fatto noi in questo momento ci leghiamo a una blockchain più famosa che è l'ISK, perché il nostro aim non è sviluppare quella blockchain, ma è sviluppare il sistema di Reda. Quindi possiamo in questo momento collegarci ad una blockchain esistente con una sidechain, e poi stiamo capendo come sviluppare tutti i Reda, praticamente tutti i Reda, differenti uno tra loro, saranno rappresentativi, saranno collegati alla blockchain, ma di fatto vivranno di vita propria. Non si potrà scambiare, a meno che non sia un baratto, un Reda con un altro, no? Quindi c'è anche il problema della security. I Reda dovranno dire le persone detentore di quel bene, di quel titolo. Appunto, Reda è un oggetto digitale univoco e rappresentante il bene immobiliare. Poi dopo il progetto è molto più complesso, lo sto un attimino semplificando. Il Reda può essere visto come un oggetto digitale registrato in un database decentralizzato. A questo punto poi di fatto il Reda rappresenta l'interfaccia tra la piattaforma blockchain e la costruzione reale. Alcuni se lo immaginano come se fosse un avatar digitale. Magari voi sapete che cos'è un avatar digitale, quel personaggio che uno utilizza per andare su internet, cioè è l'interfaccia tra il reale e il mondo digitale. Noi stiamo esplorando come far combaciare queste due cose. Ovviamente il Reda stiamo pensando che possa prendere informazioni basic della consistenza dell'edificio da un database esistente costruito ad hoc, cioè che è il BIM dell'edificio. Ovviamente io conosco BIM e ho usato BIM, tra cui la prima scuola progettata in BIM negli Emirati Arabi. E stiamo cercando di utilizzare tutte le tecnologie possibili del mondo real estate per arrivare ad un quadro che soddisfi tutte le esigenze. Finisco. Ecco, nella successiva che c'è scritto grazie. Esatto, finisco dicendo dove sono gli sviluppi con tecnologia blockchain per il real estate. Come ho già detto prima, sono Georgia, Svezia, Estonia, Svizzera, italiana, Ucraina, Honduras, Bermuda, Delaware, Arizona negli Stati Uniti, Giappone, India, Ghana ed Emirato del Dubai. Grazie.